Buonasera a voi. Senta, ieri nel Bresciano, chiedo aiuto anche a Alessio Orsinger, sono stati registrati, però correggetemi, 700 e passa casi. 704 nuovi positivi, è record regionale ed è uno dei numeri più alti, anche se facciamo il conto di tutte le città italiane. C'è chi parla di terza ondata, sindaco, mi aiuta? Di che stiamo parlando? Allora, intanto parliamo di dati dell'intera provincia. La provincia ha 1.250.000 abitanti, quindi non è una piccola provincia. Rimane il fatto che il numero dei positivi è in crescita in maniera disomogenea sul territorio provinciale. Sta colpendo in particolare la zona della Franciacorta in questo momento, la zona ovest della provincia, però indubbiamente il virus sta circolando. E circolando sta Situazione di aumentando anche il saturazione numero. degli ospedali, sindaco? Perché poi, come Volevo sappiamo, quello è esattamente il problema, no? arrivare lì. Il numero degli ospedali, anzi, gli ospedali ci segnalano un incremento dei ricoverati. Quindi un incremento non drammatico, non siamo certamente all'ondata della primavera del 2020, però il numero delle persone ricoverate nella provincia di Brescia nei vari ospedali è in crescita. Conseguentemente, il caso della provincia di Brescia è al vaglio del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale, perché noi siamo in questo momento in fascia gialla, come tutta la Lombardia, e non abbiamo alcuna E restrizione. Come è secondo stato lei già dovreste detto, essere rossi, per esempio? io non sono in grado di dire se siamo rossi o arancioni, perché i sindaci non hanno mai avuto le informazioni di prima mano, che è un grande tema questo. Cioè, noi aspettiamo che il Comitato Tecnico Scientifico ci dica in base al suo algoritmo dove siamo finiti. Quello che noi avvertiamo, questo sì, invece i sindaci lo avvertono, è che parlando con i direttori degli ospedali ci segnalano un incremento dei ricoverati e questo è per noi un segno Certo, preoccupante. certo. Quindi Ma dobbiamo stare quindi molto non è attenti. vero, sindaco, che alcuni pazienti, data la saturazione degli ospedali, sono stati spostati in altri ospedali della provincia di Milano? Sono pochissime unità. In realtà noi siamo un territorio con degli ospedali importanti, dall'Ospedale Civile di Brescia, che è stato Sì. durante il periodo della primavera del 2020 l'ospedale che ha ospitato più pazienti Covid d'Europa, questo tanto per darvi una misura. E abbiamo anche dei grandi ospedali privati. Beh, per quello che Tutti fa questi più impressione ospedali. leggere che alcuni pazienti siano stati trasferiti, no? Perché No, si sa però che c'è voi una avete degli ospedali spiegazione. importanti. Certo, c'è una spiegazione che noi vorremmo anche continuare a curare le persone non solo malate di Sì. Covid, perché questo grande tema, che è un tema che ci riguarda dall'autunno e che ci accompagnerà nel 2021, è che molti ospedali trasformano reparti che non sono Covid in Covid e questo implica una minore offerta sanitaria, una minore Certo, certo. tutela della salute per molte persone oncologiche o con altre patologie Lo croniche. abbiamo ampiamente raccontato in questo studio, anche a proposito di quelli che poi per mancanza di cure magari hanno problemi gravi, qualche volta gravissimi, qualche volta muoiono per non essere stati curati adeguatamente. È qualcosa che è accaduto nel nostro paese nella fase più terribile, la prima ondata rispetto alla quale ad un certo punto siamo andati assolutamente in affanno. Le chiedo però.